Maria Grazia Chiuri ha avuto l'idea di allestire nello spazio della Sfilata un'opera di grandi dimensioni di Lucia Marcucci, un'opera che l'artista non aveva mai potuto realizzare ma aveva solo progettato. Una cattedrale della poesia realizzata con delle grandi vetrate. Rivoluzione. Per introdurre anche al pubblico internazionale la figura di Lucia Marcucci, Maria Grazia Chiuri mi ha chiesto di realizzare un film sull'artista. Aspetta un attimo, no, non tiri troppo la Madonna. Protagonisti del film sono naturalmente le opere di Lucia Marcucci e la sua visione. Ha cominciato a lavorare e realizzare dei collage negli anni 60, interrogando, se così si può dire, i materiali dei mass media, il mondo della pubblicità e della comunicazione. E giriamo, silenzio! Fermi, grazie! Motore partito e azione! Nel film c'è anche una figura che è una sorta di alter ego dell'artista. È una figura che idealmente vuole rappresentare il poeta fanciullo con quell'energia, con quello sguardo curioso e provocatorio verso la realtà che lo circonda. Una vacanza extra televisiva. Abbiamo potuto accedere non solo alle opere d'arte, ma anche ai materiali privati, i copioni originali delle performance, delle interviste, i suoi taccuini, i quaderni, gli appunti. Quindi da un lato c'è naturalmente il rispetto di quello che è il racconto anche storico, storiografico di un percorso di un artista, ma al tempo stesso valorizzare quello che è la portata provocatoria e che si rivolge proprio al nostro contemporaneo. La nostra poesia è resistente agli urti.